Evento molto interessante, sempre sul rugby internazionale, a pochi mesi da quello che è accaduto a San Benedetto del Tronto. Verrà ospitata a Jesi questa partita con una squadra sudafricana, una franchigia sudafricana, a confronto con la franchigia italiana che normalmente gioca a Parma, ma per l'occasione sarà nella nostra regione. Per una grande occasione di promozione, di rilancio, grazie a un mondo dello sport estremamente attivo. Con una coincidenza singolare, la società sportiva di Jesi, che fa 50 anni nel 2020, come la regione compie i suoi, quindi un anniversario molto particolare. Noi continuiamo ad essere vicini a tutti quelli che organizzano questi eventi, perché promuovono il nostro territorio in un anno speciale come il 2020, che è l'anno in cui lo citiamo tante volte, Raffaello, la Porta Santa, e l'anno di Lonely Planet che cita le Marche. È per noi ognuna di queste occasioni un modo aggiunto per raccontare le Marche, per farle scoprire, per esaltare la qualità sportiva di questo territorio e dall'altro aumentare l'attrazione turistica.